20 comuni chiamati al voto, tra meno di due mesi le elezioni amministrative, insieme al voto europeo. In Versilia urne aperte soltanto a Massarosa e Stazzema, 14 invece nella Garfagnana. Stazzema, giro tondo in quota per salvare il procinto. Centinaia di adesioni per la manifestazione ambientalista contro il nuovo piano di sviluppo di estrazione del marmo proposta dal comune di Stazzema e dal parco. Camaiore, mare pulito, primavera di lavori, al via una serie di interventi al lido di Camaiore per migliorare le fognature. Intanto partono anche i lavori per i nuovi spandenti a mare alla fossa dell'Abate. Seravezza, dominio rosso-verde, trionfa la Lucertola, gli atleti guidati da Giovanni Boccoli si aggiudicano loro la 14ª staffetta della Contrada. Stadio Buon Riposo affollatissimo, appuntamento addetto al Palio dei Micci tra un mese. Sport, calcio, ancora un KO per le zebre, il Viareggio sconfitto a Bastia 3-1, il derby della Serie D tra Real Forte e Seravezza va ai nerazzurri. E un saluto ai nostri ascoltatori e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione della nostra emittente. Come abbiamo sentito nei titoli, l'apertura di stasera è dedicata al prossimo appuntamento elettorale. Si vota in Versilia e si vota naturalmente per le elezioni europee nello stesso giorno. Il servizio. Con l'inizio di aprile ha preso il via la lunga marcia di avvicinamento verso le elezioni comunali del 26 maggio. In provincia di Lucca sono ben 20 i comuni che andranno al voto. Il più importante è quello di Capannori, ma nella Piana si vota anche a Monte Carlo, Pescaglia e Villa Basilica. In Versilia si vota invece a Massarosa e Stazzema. Ma è in Mediavalle Garfagnana che la tornata elettorale toccherà un numero consistente di comuni. Si voterà per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale in 14 municipi: Barga, Borgo Ammozzano, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo, Castiglione e Fabbriche di Vergemoli. E poi ancora a Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, San Romano, Vaglisotto e Villa Collemandina. Il termine per la presentazione ufficiale delle candidature è fissato per il 26 aprile. Sembra ormai definitivamente tramontata la possibilità che venga approvata una legge per consentire il quarto mandato ai sindaci già eletti per 3 volte consecutive nei comuni con meno di 3.000 abitanti. Quindi, a meno di sorprese dell'ultima ora, non potranno ricandidarsi i sindaci Mario Puglia a Vallisotto, Giordano Ballini a Villa Basilica, Pier Romano Mariani a San Romano Garfagnana, Dorino Tamagnini a Villa Collemandina e Mario Puppa a Careggine. L'obiettivo è quello di mettere. Cambiamo argomento, occupiamoci invece di turismo, di vacanze toscane. A Viareggio un importante vertice dedicato proprio al turismo. Vediamo i particolari nel servizio. Forte dei buoni risultati del 2018, la Toscana del turismo si interroga su quali strade percorrere per potenziare presenze e arrivi. L'occasione sarà Vacanze Toscane, il convegno organizzato dal Partito Democratico Regionale, in programma giovedì 4 aprile alle 15 all'Hotel Esplanade. Ad aprire i lavori, dopo i saluti istituzionali del sindaco De Ghingaro, ci sarà Enrico Conti di IRPET, che illustrerà i numeri dell'industria turistica, che nell'ultimo anno ha sfondato quota 48 milioni di visitatori in Toscana, il 3,8% in più rispetto al 2017, un incremento di 1.700.000 turisti. A confrontarsi con le categorie economiche, presenti con i vertici regionali di tutte le associazioni, oltre alle amministrazioni locali e regionali ed esponenti del PD, anche gli organizzatori dei maggiori eventi del nostro territorio, Lucca Comics, Summer Festival, Carnevale di Viareggio, Festival Pucciniano e Casa Puccini. Forti, del resto, le ricadute economiche delle grandi manifestazioni. Abbiamo l'IRPET che proporrà e ci racconterà, insomma, una ricerca molto importante che è stata fatta nel settore turistico, parlando di dati turistici, di quello che è stato fatto fino ad oggi nel settore, ma anche come i turisti che decidono di visitare la Toscana, che come sappiamo sono sempre più in costante crescita, vedono il nostro territorio. Quindi ci sarà un momento di riflessione e confronto che poi con IRPET e poi proseguirà con 2 tavole rotonde, una appunto dove prenderanno la parola imprenditori e rappresentanti delle categorie economiche toscane e poi un'altra tavola rotonda invece incentrata sul tema dei grandi eventi culturali che ovviamente sono un aspetto fondamentale per arricchire l'offerta turistica del nostro territorio.
Ed ora parliamo di mare pulito, 1,5 milioni di euro tra lavori eseguiti e programmati dal Comune di Camaiore. Vediamo di cosa si tratta. Oltre 1 milione di euro spesi dal Comune di Camaiore per il mare pulito attraverso lavori di adeguamento infrastrutturale, a cui si aggiungono 500.000 euro già programmati per i prossimi mesi. Risorse proprie dell'ente che non rientrano direttamente nell'accordo di programma sulla qualità delle foci a mare, ma che concorrono alla risoluzione di un problema annoso. Realizzata fognatura bianca in molte strade del Lido e riqualificate molte vie interne della frazione per una spesa che sfiora i 3 milioni di euro. A queste, nei prossimi mesi si aggiungerà l'adeguamento del sistema di fognatura bianca in piazza Lemmetti, progetto da circa 400.000 euro. Un altro investimento è quello relativo alla realizzazione degli spandenti a mare. Il primo, realizzato nel 2014, costato 240.000 euro. Il secondo, nei prossimi mesi, cofinanziato dalla Regione e dal Comune di Viareggio, che vede una voce nel bilancio comunale di 100.000 euro. 2 milioni investiti poi per la realizzazione di 5 km di fognatura nera tra Capezzano, Pianore e Lido. Entro il 2020, ulteriori 5 milioni di investimento per l'adeguamento del sistema di depurazione, con interventi sugli impianti di Camaiore, Secco e Lido, su cui l'amministrazione cittadina ha ribadito il suo impegno nel cercare lo spostamento dell'impianto lontano dalla popolosa zona della 167. Inoltre, Lido di Camaiore è stata interessata da un progetto di Gaia per la mappatura, la verifica delle interferenze della fognatura bianca sulla nera attraverso videoispezioni e il controllo degli allacci. Si tratta di una serie di interventi cruciali per affrontare in maniera compiuta il tema della qualità dell'ambiente, della lotta all'inquinamento e della conservazione dell'ecosistema mare, risorsa fondamentale per il turismo. Questa è la conclusione del sindaco del Dotto. Occupiamoci ora dell'ambiente e della salvaguardia, in modo particolare delle nostre montagne, le Apuane. Centinaia di persone si sono strette in girotondo per difendere il Monte Procinto dal rischio di nuovi siti di estrazione del marmo. In tanti hanno aderito alla manifestazione di protesta lanciata dal movimento Salviamo le Apuane. A scatenare la mobilitazione degli ambientalisti, il nuovo piano di sfruttamento del marmo, il piano di attuazione di bacino del comune di Stazzema, dove è stato proposto un ampliamento del territorio di escavazione di oltre 28 ettari. Tutti uniti, mano nella mano, in girotondo, hanno abbracciato e circondato la montagna che assume la familiare forma di cilindrica. Secondo il movimento Salviamo le Apuane, i piani di escavazione proposti sono inaccettabili ed andrebbero a devastare un'area intonsa da preservare. Basta cave dunque e arriva una proposta alternativa basata su agricoltura, artigianato e turismo, anche per tutelare il bene primario di questi luoghi, che è l'acqua. In contemporanea, anche nel comune della Tone, Cutigliano, si è fatto un grande girotondo di appoggio per la salvaguardia del Monte Procinto, delle Alpi Apuane e della montagna in generale. Ed ora andiamo invece a Seravezza, perché prenderanno il via nei prossimi giorni i 300 anni dalla nascita di un grande letterato, Giuseppe Baretti. Un triennio di eventi culturali anche internazionali che avranno il loro fulcro a Seravezza e in diverse altre città della nostra regione. Vediamo i particolari nel servizio. La città di Seravezza e la Toscana saranno il fulcro delle celebrazioni in onore del letterato Giuseppe Baretti nel 300° anniversario della nascita. Un corposo programma di iniziative sotto l'egida del Ministero per i beni e le attività culturali che nell'arco dei prossimi 3 anni coinvolgerà molte altre città, anche straniere. E daremo possibilità a Seravezza di essere conosciuta moltissimo e di conoscere molto meglio e approfondire benissimo le tematiche di questo grandissimo. Al di là dell'aspetto celebrativo, un'occasione pressoché unica per chiamare a raccolta gli studiosi ed aprire una nuova stagione di ricerche e approfondimenti scientifici su Baretti, personalità tra le più originali, moderne e dinamiche del Settecento europeo. Le celebrazioni si apriranno ufficialmente con un convegno internazionale il 3 e il 4 maggio nell'area medicea di Seravezza. Le iniziative saranno molteplici, avranno fulcro centrale a Seravezza, non a caso l'apertura sarà effettuata proprio nella cittadina che ospita il centro studi, che è l'ente proponente, e si svilupperanno per tutto il 2019, 2020 e 2021 anche in altre città d'Italia, ma soprattutto anche all'estero. Una cabina di regia che nell'arco del triennio 2019-2021 punterà a valorizzare Giuseppe Baretti, un intellettuale poliedrico, primo letterato europeo di lingua italiana, capace di padroneggiare più lingue e più culture.
Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che, tenendo al proprio territorio, riescono poi a dare un impulso sia a livello regionale, ma non solo, a livello nazionale e internazionale. Per Seravezza e la Versilia un ruolo di grande visibilità nel contesto accademico e dell'alta cultura internazionale. Quest'anno viviamo i 300 anni dalla sua nascita. Personalità che è nata a Torino, in realtà operò in tutta Italia, compreso la Versilia, e sicuramente è importante che il comune di Seravezza, con la grande capacità che vi è in queste realtà così attente alla cultura, ha avuto la possibilità di porsi come punto di riferimento, di coordinamento. Su 100 veicoli in transito dalla via Tremaiola, ben 82 non rispettano il limite di velocità. In alcuni casi sfrecciano fino a 127 km orari all'ora, con lo sforamento di 72 rispetto ai limiti imposti. Questo l'esito del monitoraggio eseguito dal Comune di Pietrasanta, che adesso mette in campo un piano anti-velocità sull'arteria del Marina. In attesa di una fumata bianca sulla possibilità di realizzare la rotonda alle curve di Motrone, il tratto di competenza di ANAS, l'ente nazionale per le strade, ha dato il suplacet ai provvedimenti di moderazione del traffico presentati dal Comune. Il progetto interessa in primis l'incrocio tra via Tremaiola, la statale Aurelia, la via Tre Ponti, con la creazione di una vera e propria isola spartitraffico delimitata da una verniciatura ben evidente a terra e da delimitatori di gamma e di gomma, che avranno anche lo scopo di indirizzare i veicoli nella giusta traiettoria. Dominio rosso-verde, e parliamo della staffetta delle contrade di Querceta. A vincere ancora una volta è la contrada della Lucertola. La staffetta è ancora di nuovo rosso-verde. La Lucertola si è aggiudicata anche quest'anno la gara podistica delle contrade del Palio di Querceta, andata in scena domenica pomeriggio sulle strade della Piana Versilese, sul classico percorso otto cambi. La contrada di Ripa, con i suoi formidabili atleti, ha percorso gli 11 km e mezzo di corsa in soli 31 minuti e 29, mettendo a segno la sua 14ª vittoria negli ultimi 16 anni, un predominio che non sembra avere rivali. Noi siamo veramente soddisfatti e contenti. Il gruppo sta continuando a lavorare e a crescere. Quest'anno abbiamo avuto un altro esordio di un ragazzo che deve ancora fare 17 anni, quindi l'età media è poco più di 20. Io a 31 anni sono il vecchio, e quindi no, sono veramente contento perché stiamo facendo qualcosa di importante, e soprattutto sono contento perché come presidente e con tutto il consiglio stiamo cercando di far riprendere un po' la contrada, l'importanza del paese e tutto quello che comporta. Un primato intaccato solo per poco dal ponte. I rossoblù sono arrivati secondi con 32 minuti e 26 secondi, arrivando primi solo al cambio di Vaiana nella propria contrada. Terzo gradino del podio per il Leon d'Oro. Ormai ci confermiamo al secondo posto da diversi anni. L'ambizione è quella sempre di avvicinarsi di più alla Lucertola. Quest'anno devo dire abbiamo fatto proprio una bella gara, ecco. Ci riposiamo una settimana e ripartiamo. Loro sono forti, hanno degli interni molto forti, e quindi dobbiamo colmare questo gap, e lo faremo, credo, in breve tempo. La staffetta, trasmessa anche quest'anno in diretta su Noi TV, è stata un grande successo di pubblico, che ha affollato lo stadio Buon Riposo di Pozzi, tappa di partenza e di arrivo della corsa. L'appuntamento per le contrade adesso è per domenica 14 aprile, con i giochi di bandiera Under 15 e soprattutto con l'attesissimo Palio dei Mici, in programma domenica 5 maggio. Ha fame di vittorie e fame di medaglie. Lui è Osvaldo Bertuccelli, un ultra ottantenne che ancora oggi gareggia in piscina nei 50 stile libero e nei 50 rana e vince sempre. Vediamo il servizio. Intramontabile Osvaldo Bertuccelli, ultra ottantenne nuotatore viareggino che gareggia nelle competizioni master con la società acquatica di Massarosa. Nella sua carriera da sportivo ha vinto tutto, un record dopo l'altro per colui che si cimenta da anni in questa competizione, ovvero i 50 metri rana e 50 stile libero, perché il segreto, dice, è allenarsi tutti i giorni e tenersi in forma. A ogni gara arriva davanti a tutti, applaudito dal numeroso pubblico. Fra i numerosi risultati in carriera vanta anche un record italiano ed un europeo.
L'ennesimo trionfo per una carriera ancora lunga, dice lui, a conferma che l'acqua è ormai un habitat naturale per il nuotatore viareggino. Ho fatto tutto, 50, 100 e 200 stile libero, 50 e 100 rana, 100 misti, 50 dorso e 50 delfino. Queste sono le mie gare. E piano piano dove andavo e vincevo. C'è una fa. La gente si meravigliava, ma che fai, come fai? Dice, guardate, io ho un programma che me lo faccio da me. Non ho bisogno di nessuno perché con tanti anni che ho giocato e ho fatto l'allenatore, addirittura ho allenato le donne di Pian di Mommio, che si vinse un campionato e un torneo internazionale con tre squadre americane a Forte dei Marmi. Insomma, sono belle soddisfazioni. E mercoledì nella nostra rubrica Effetto Versilia alle 21.45 ci sarà uno speciale proprio dedicato a questo campionissimo che non riesce ad abbandonare la piscina. La Coppa Carnevale della Solidarietà resta anche quest'anno al Movimento dei Carnevalari. Vediamo. È stata la rappresentativa dei carnevalari ad aggiudicarsi l'edizione 2019 della Coppa del Mondo del Carnevale, la simpatica competizione calcistica a scopo benefico organizzata dal Movimento Carnevalari, emigrata quest'anno da Viareggio, al pari del torneo, trovando casa al CGC Capezzano Pianore. Quarta vittoria consecutiva sulla squadra sfidante, la rappresentativa dei cantanti e artisti del Festival di Burlamacco. Risultato definitivo di 3-1, premio per il miglior giocatore in campo al DJ Andrea Paci, autore di numerose parate decisive per le sorti del match. Il bello che c'è stato è la solidarietà che si fa questa partita qui, siamo tutti amici. Ma rivincita fra un anno? Rivincita fra un anno, guardiamo di rivincita anche il prossimo anno, così c'è più problemi. Abbiamo perso 3-1, un po' di sfortuna, però quello che conta ovviamente, scherzi a parte, è la finalità benefica di questa iniziativa. Ora, finita la partita, faremo una scena di beneficenza tutti insieme, quindi un clima goliardico da terzo tempo, e perché alla fine quello che conta, passare una giornata fra amici con una nobile finalità. Le 5 edizioni della manifestazione, ormai un classico di fine carnevale, si erano svolte al campo della Vigor, nei pressi della cittadella, ma la mancanza di tribune ha costretto gli organizzatori a cercare casa altrove. L'evento, patrocinato dal comune di Camaiore, ha visto la collaborazione della ONLUS in gioco per la solidarietà e dell'associazione Aurora Francesconi. Bellissima giornata e quindi evviva il carnevale di Viareggio, anche se siamo a Capezzano Piano. Ed ora qualche attimo di pausa e subito dopo la pagina sportiva. Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Il Real Forte Querceta batte il Seravezza, perde ancora una volta purtroppo il Viareggio Calcio a Bastia e il Givigorbo perde anch'esso. Vediamo. Si è aggiudicato il Real Forte Querceta per 2-1 il derby di Serie D con il Seravezza Pozzi, pur essendo in 10 uomini per l'espulsione del centrale difensivo Visibelli. Matatore di giornata è stato il centravanti Falchini, autore di una doppietta che ha permesso ai nerazzurri di incamerare 3 punti pesanti in chiave salvezza. Il bomber addirittura era in dubbio. Era stato il Seravezza a passare in vantaggio su calcio di rigore con Granaiola, il cui tiro era stato ribattuto precedentemente dal portiere Puccini, ma poi sulla corta respinta il centrocampista del Seravezza ha messo alle spalle. Nella ripresa, come detto, i 2 gol di Falchini. Il Viareggio è uscito sconfitto da Bastia per 3-1 dopo che aveva avuto con Udo su rigore l'opportunità di pareggiare nella ripresa, ma l'attaccante ha messo fuori. Sotto di un gol su rigore trasformato da Tascini, i bianconeri nella ripresa pareggiavano con Gaie. Il Bastia passava nuovamente in vantaggio con Belli ancora su rigore. Udo, come detto, ha messo fuori, espulso il portiere locale, anche Aramini ha finito la partita prima. Massarucci per il Bastia ha realizzato il gol del 3-1. I bianconeri adesso si complicano la vita per la salvezza. Il Givigorbo ha perso sul campo della capolista pianese 3-0 dopo che Lorenzo Benedetti sul calcio di rigore all'ottavo aveva portato in vantaggio i suoi con la conseguente espulsione di Diana. Givigorbo in 10 in pratica per tutta la partita, ha subito le altre 2 reti di Catanese e Rinaldini che ha messo alla sicuro il risultato. Ed ora il campionato di hockey, il Forte vince in trasferta 5-3. Vediamo.
Partita senza storia fra l'Hockey Forte dei Marmi, già matematicamente ai playoff incontrerà il Sarzana e il TN già retrocesso in A2. Bresciani dà spazio alle seconde linee per risparmiare i titolari in vista degli impegni di Eurolega e dei quarti di finale per lo scudetto. Vince la formazione rosso-blu con il punteggio di 5-3. Sblocca il risultato Mattugini, il pareggio poi di Torres a chiusura del primo tempo, la rete del bomber Ambrosio per il 2-1 a favore dei rosso-blu. Nella ripresa va in gol Cajas al 12-08 e il 13-42, poi c'è Torres, Ambrosio ancora e Mattugini. Adesso la formazione del Forte dei Marmi si concentra per questo ritorno il 6 aprile a Oporto contro la formazione di casa per cercare di ribaltare un passivo di 5 reti subite al Palaforte, e poi con la testa ai playoff con comunque il Lodi che ha dimostrato ancora una volta di essere la formazione da battere anche in questa stagione. Sull'altra sponda dell'Hockey, Viareggio, dopo la sconfitta col Monza, il punto l'allenatore dei bianconeri del centro. Vediamo. Anche in occasione della partita contro il Lodi, l'allenatore del centro giovani calciatori Francesco Dolce recrimina su alcuni episodi che sono stati determinanti per il risultato nel momento topico della partita. Una prestazione, sottolinea, che nel primo tempo non gli è piaciuta da parte dei suoi, ma poi una bella reazione nel secondo tempo, e si sarebbe aspettato sicuramente un risultato diverso da quello che è stato in pista, ossia la sconfitta. Sicuramente abbiamo arrivato un tempo, il primo tempo non mi è piaciuto come abbiamo giocato, eravamo troppo tesi, troppo macchinosi, poco gioco di squadra, non eravamo noi. E il secondo tempo siamo entrati bene, abbiamo giocato da centro 5 minuti e abbiamo girato la partita. E poi però siamo un po' sfortunati, diciamo così, siamo sfortunati, un gol di Stinco, un altro picchia nel casco di Leo, nel sedere di Nicola, entra, non siamo proprio fortunati, traversa, riga, parate clamorose. Io penso che insomma meritavamo, il secondo tempo abbiamo meritato di sicuramente non perdere questa partita. In fondo chiaramente hai provato a mettere 5 giocatori di movimento, ecco lì quasi sempre si riesce a fare il gol e invece purtroppo non ci si è fatto. È un rischio che tanto perdere di uno o perdere di due non mi cambiava niente, invece vedendo i risultati delle altre squadre pareggiare sì, avrebbe cambiato sicuramente, quindi abbiamo rischiato e ci sta di prendere gol in 5-4. Ed ora occupiamoci invece della Puccini Marathon, una splendida mattinata di sole ha accolto a Viareggio gli oltre 850 iscritti della Puccini Half Marathon 2019, che per la prima volta, oltre alla tradizionale mezza maratona e alla camminata di 10 km non competitiva, ha proposto anche il percorso da 10 km competitivo. Il percorso ha attraversato il cuore di Viareggio dal Belvedere delle Maschere fino a Piazza Puccini, per poi dirottare verso sud in direzione d'Arsena, Viale dei Tigli. I partecipanti alla mezza maratona hanno proseguito poi verso la marina di Torre del Lago. All'arrivo i finisher della mezza maratona sono stati premiati con una bellissima medaglia con impresso il volto del maestro Giacomo Puccini, le cui indimenticabili opere liriche hanno accompagnato l'intero evento grazie a 7 punti musica dislocati lungo il tragitto. Allora, vediamo il podio di mezza maratona maschile, se l'è aggiudicato Jamali Jalai del gruppo Parco Apuane. Il podio mezza maratona femminile è andato a Constantos Elena dell'ASD La Galla di Pontedera. Il podio 10 km competitiva maschile a Brusato Luca della Orecchiella Garfagnana. Il podio 10 km competitiva femminile a Claudia Finielli della Galla Pontedera Atletica. Ebbene, è tutto per la pagina sportiva, ancora un brevissimo pausa e poi l'aggiornamento delle notizie e la rubrica degli auguri. A più tardi. Non ci sono al momento aggiornamenti importanti, passiamo direttamente alla rubrica degli auguri che vanno a Roberto Cardile, agente del commissariato di polizia di Viareggio. Gli auguri per il suo compleanno arrivano da parte dei parenti, amici e naturalmente dei tanti colleghi in forza al commissariato di Viareggio.
È tutto per questa nostra edizione del TG Noi Versile. L'appuntamento, come sempre, è per le prossime edizioni. Tutti voi un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.